Amici youtubers, oggi vi presento il video acquisti del mese passato, che era il mese di aprile. Ho preso tre film in Blu-ray, due CD musicali, un gioco e un accessorio che mi serviva per giocare alla PlayStation 2, che però me ho scoperto che era ottimo anche per giocare qualche titolo sul PC con RPG Maker, quindi è un joypad. Iniziamo con il videogioco per PlayStation 4 che ho preso, e ho preso Technomancer. Degli Spiders, degli autori di Bound by Flame. È un action RPG di origine di genere fantascientifico. Poi CD musicale, ho preso The Best of Manowar, The Hell of Teal, poi la tour edition dei Motorhead, Aftershock. Invece come film Blu-ray, questi due l'ho presi al mercato, come anche i film in Blu-ray ho preso Suspiria di Dario Argento, Amanti dell'Oltretomba di Mario Cagliano, sempre horror, e poi ho preso Western Django, quello originale, quello di Sergio Corbucci, Django, non Django Unchained, che ce l'ho, però dovrei cambiare, cioè c'ho il vecchio DVD, quindi dovrei prenderlo anche in Blu-ray. E poi infine, come joypad, ho trovato questo in un negozio cinese del mio paese. Mi serviva uno subito per una sera, quindi ho trovato questo. La particolarità è che ha nella scatola questo della cinese, della HIH. La particolarità è che ha anche questo adattatore. Questo adattatore serve sia per PC, che ho provato sulla Play 3, funziona anche sulla Play 3. E funziona ottimamente sulla Play 3, devo dire. Sì, funziona sia su un Play 3 che con PC, però soprattutto sui programmi, quelli l'ho testato soprattutto sui programmi, quelli con RPG Maker, quindi quei giochi veloci. Devo tostarlo, ma anche sull'emulatore funziona anche lì. Forse non funziona nei giochi moderni, non ho ancora provato. Quindi per oggi è tutto. Arcan, questo era il video acquisti del mese di aprile. Alla prossima e ciao, ci si vede poi quest'altro mese, a giugno faremo il video acquisti del mese attuale, che sta finendo, del mese di maggio. Questo era video acquisti del mese di aprile. Alla prossima, ciao, e vi ricordo, Kenneth, we trust.